Buongiorno, mi chiamo Diego Basso, sono l'amministratore della FAS Servizio Sicurezza. Ci occupiamo di verifiche trimestrali e annuali su impianti e attrezzature di sollevamento. I settori tipici che noi copriamo sono quello industriale, quindi le fabbriche, le carpenterie e i porti. Sulla base dell'esperienza regressa che avevamo prima per nascere questa società, che è nata nel 2007, sapevamo che per un controllo più performante sulle funi nell'ambiente industriale necessitavamo di sviluppare il controllo magneto-induttivo, o MRT come viene chiamato oggi nella normativa. Nel 2007, in combinazione quando siamo nati noi, è nata anche la MC nell'incubatore del Politecnico di Torino. Abbiamo conosciuto appunto la società con la quale abbiamo sviluppato il primo strumento. Le problematiche che avevamo erano di due tipi. Il primo era l'applicabilità dello strumento nel settore industriale, perché è molto, molto differente dal settore trasporto persona, in quanto nel trasporto persona applichi lo strumento in un singolo punto, poi un anello di fune che gira e bene o male l'applicazione è abbastanza semplice. Nel sollevamento le gru sono di varie tipologie, molto diverse una dall'altra, a volte bisogna fare più applicazioni dello strumento in più punti per visionare la fune, quindi era importante la comodità. E il secondo aspetto da non sottovalutare è questo, che è vero che si dice che lo strumento magneto-induttivo serve per vedere le funi e le rotture all'interno, ma nel settore del sollevamento, specialmente nei porti dove noi lavoriamo, direi nel 60-65% dei porti nazionali, un grosso problema è quello della lubrificazione delle funi. Questo grasso molto spesso diventa una specie di mastice molto molto pesante e quindi un controllo visivo, come richiesto dalla vecchia normativa, non sarebbe performante, tant'è vero che il grasso coprirebbe anche i fili rotti all'esterno. Tramite questo sistema riusciamo ad avere dei segnali e quindi andare a identificare delle rotture anche esterne, seppur non visibili per colpa appunto del grasso o di agenti atmosferici esterni che ti impediscono visivamente di fare quel controllo. Siamo molto soddisfatti della soluzione proposta e siamo anche soddisfatti dell'assistenza che ci dà l'AMC in termini di sviluppo ulteriore di nuove necessità che abbiamo avuto nel corso di questi anni e che potremo avere anche in futuro.